L'istruttore Franco Monici è il vicepresidente di Tartasuba, è il coordinatore WISP per le attività subacquee, insomma è tante cose e oggi l'abbiamo visto felice con tanti bambini in acqua, forse era più felice lui dei bambini. Sì, ormai come ben sai è diventato qui l'appuntamento del bagno moderno un must, tutti gli anni facciamo questa cosa con i bambini e hai visto bene come ci divertiamo e come sono felici loro di provare questa attività che per loro è completamente nuova, poi respirare sott'acqua dà un po' una sensazione di grandissima libertà. Prima Franco Monici diceva che è più facile spiegare ai bambini che agli adulti e da questo vi dà soddisfazione. Sì, è sempre così. I bambini hanno subito questo impatto e questo approccio immediato con l'attività subacquea, ma bene o male con tutti gli sport. È più difficile spiegare agli adulti perché gli adulti ovviamente partono da dei presupposti ben diversi. I bambini si buttano e via, imparano immediatamente ed è una grande soddisfazione. Tartasuba è impegnata in tutta l'estate, in questa estate 2019, non solo con i bambini, ma ricordiamo l'impegno importante anche con i diversamente abili. Sì, abbiamo fatto sempre qui al Bagno Moderno, ma anche in altri luoghi, l'impegno che c'è sempre stato con i diversamente abili per far provare questa attività che per certi aspetti per alcuni disabili è veramente liberatoria, perché in acqua non ci sono barriere, è uno zero barriere completamente, si possono muovere con grande abilità e anche con grande agilità. Franco, ovviamente parliamo di una disciplina particolare che ha tutta una serie di, come dire, di problematiche, soprattutto di regole da seguire. Perché iniziare a praticare attività subacquea? L'attività subacquea è un tipo di attività che non è esattamente un'attività sportiva, ma sicuramente molto ludica e un'attività che ci può portare in un ambiente completamente nuovo che non è quello dell'aria, ma respirare sott'acqua è una condizione completamente diversa e soprattutto ci porta in un mondo completamente diverso, quindi con colori, con animali, con fauna e flora completamente diverse e dà una sensazione grandissima perché non c'è la gravità e questa è una grande cosa e sembra quasi di muoverci in uno spazio completamente diverso, come del resto è quando si vola, un po' in questo caso è l'acqua, è un po' la stessa cosa. Per concludere Franco, ricordiamo il vostro impegno con il Plastic Free, è un messaggio che voi volete lanciare? Sì, abbiamo iniziato quest'anno a occuparci di questa cosa, ma già in effetti da molti anni nelle nostre immersioni abbiamo visto come negli anni il mare sta sempre di più impregnandosi di cose di plastica, microplastiche, plastiche un po' più grandi, animali che ovviamente vengono colpiti da questa cosa perché in parte lo mangiano, in parte rimangono nello stomaco e quindi non consentono di mangiare e di assorbire ovviamente le sostanze nutritive agli animali e questo è un impegno che ci siamo prefissati quest'anno di raccogliere o comunque fare attività di pulizia del mare. Ricordo sempre una cosa che ho sempre detto, raccogliamo sempre tre oggetti, uno è per noi, uno è per l'amico e uno è per il mare. Piero Cardalesi, uno dei coordinatori dell'associazione Tartasuba, che anche oggi al Bagno Moderno sta avendo una bellissima giornata con tanti bambini. Piero, anche oggi sta andando bene? Sì, abbiamo avuto una discreta risposta da parte degli utenti del Bagno Moderno, ma ci sono stati anche dei bambini che avevano vinto il premio letterario che è stato organizzato la settimana scorsa e avevano praticamente come premio una prova con noi qui presso il Bagno Moderno. Anche per voi è un bel divertimento, non solo per noi. Per noi sempre, veniamo ripagati dal sorriso, cioè nel senso per noi è fondamentale il fatto che a fine giornata siamo soddisfatti se abbiamo avuto i sorrisi dei bambini, insomma. Quello è il nostro premio migliore, insomma. L'associazione Tartasuba, che ricordiamo, è impegnata al Bagno Moderno praticamente per tutta l'estate. Sì, ogni mercoledì a partire dalle 6 siamo qui, e ogni bambino, persona di qualsiasi età, abbiamo anche chiaramente un occhio particolare per la diversa abilità, chiunque voglia provare ci raggiunge al Bagno Moderno a partire dalle 6, noi siamo qui il mercoledì fino all'11 di settembre.